Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Intanto ringrazio Bartolomeo che ha avuto la pazienza a quest'ora di notte di farmi questa ripresa. In genere i commenti delle partite li faccio a caldo, subito dopo la partita, ma la quarta vittoria consecutiva del Foggia a mio avviso meritava lo spettacolo che potete vedere qui alle mie spalle della più bella, a mio avviso, città del mondo. Proprio perché rappresenta quello che per noi è stata questa vittoria oggi, cioè una rinascita, una specie di rinascimento, appunto quello che è nato in questa città. Il Foggia oggi, vincendo la quarta partita consecutiva, possiamo dire che comincia un campionato nuovo, un campionato che ormai è quasi assurdo definire di salvezza. Io sono in genere ottimista e credo che questa volta sia la volta buona. Ci aspettano ancora certamente delle partite difficili, delle partite complicate, però con la squadra che abbiamo adesso, con i rincalzi che abbiamo preso a gennaio, credo che nulla ci sia tutto sommato precluso. Chiaro che tutti ultimamente abbiamo detto dopo la partita di andarci piano, di andare coi piedi di piombo. Lo stesso Stroppa prima della fine della dopo la fine della partita ha detto a tutti di pensare a partita dopo partita. Io dico una cosa, è vero andare con i piedi di piombo, però sognare è bello, di sognare abbiamo bisogno, e dopo quello che abbiamo passato credo che almeno stanotte poter sognare, io un po' meno sotto questa pioggia, non ci farà male. Io torno a ringraziare Bartolomeo qui di Firenze per la pazienza che ha avuto a riprendermi, la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel.